Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul canale. Oggi siamo in un poke posta, quindi uno dei primi video poke posta sul canale. Siamo in compagnia di mio fratello. Ciao ragazzi. Questo video è offerto da lui perché l'acquisto l'ha effettuato lui su Vinted e quest'oggi ce l'andremo a spacchettare. Vi ricordo di andarlo a seguire su TikTok, vi lascio qua il suo nome, mi raccomando, arriviamo a 1000 follower e inizieremo le live su TikTok. Direi subito di iniziare a spacchettare, abbiamo già iniziato come potete vedere e abbiamo detto perché non farci un video? Bella idea, andiamo subito perché ci saranno delle belle sorprese. Pacchettamento ragazzi top, stavamo dicendo, direi veramente un bel pacchettamento. Cioè ragazzi, ci ha fatto praticamente il pacco regalo, bello. Ragazzi, pronti per vedere l'acquisto? Boom! Eccolo qua ragazzotti. Calendario delle feste, anno ragazzi 2023, anno 2023, qua dentro ci sono dei pacchetti niente male, quindi iniziamo subito a spacchettarlo. Ed ecco qua i 25 giorni, non è Natale, però sì, anche se non è Natale abbiamo il calendario delle feste, bellissimo. Iniziamo dalla casellina numero 1, ed è un bel Glaceon V, col simbolo del ghiaccio qui. Del calendario delle feste, molto figo. Andiamo nella casellina 2, questa sta così, e ci sta un pacchetto... Evoluzioni a Paldea. Andiamo spediti perché ce ne sono parecchie. Qua cosa c'è? Se riesco a tirarlo fuori. Oh, bellino, Glaceon e Pikachu. Molto bello. Che è un portachiavi? Sì. Bello, questo ci sta. Andiamo alla quarta casella. E ci sta un'altra carta, mi sembra. Ed è uno Stantler olografico. Andiamo al quinto. Ah, questo lo riconosco, questo è un bellissimo pacchetto legno glaciale. Che pull ragazzi, bel pull questo. Questo è bello. Andiamo alla sesta casella e ci sta un pacchetto busta di prova evoluzione a Paldea. Casellina settima, altro pacchettino di scarlatto e violetto. Ottava casellina, ci sta una carta ed è Blastier olografico. Eccola qui, sempre il simbolo. Nona casellina, ci sta un altro pacchetto, questo di scarlatto e violetto. Decima posizione, ci sa che oddio, eccola. Grande. La monetina, undicesima casella, non ci sa niente. No, c'è. Ah, ok, ho capito. Questi sono gli adesivi che ci abbiamo qui. Vulpix, Pikachu, ci sa sempre questo qui. E questo Pokémon. Non mi ricordo, però dai, carini. Bellini, ci sta. E come ultima di questa fila, la dodicesima casella, abbiamo un'altra carta ed è un bel Pikachu, molto figa questa, con penso dietro dei denni. Sì, sempre col simbolo. Questa anche questa molto carina. Allora, tredicesima casellina, cerchiamo di andare spediti se dopo vogliamo aprire almeno un pacchetto. Ecco qua, l'ho appena chiamato, un pacchettino di colpo fusione, bellissimo ragazzi, bellissimo. Vediamo un po' se riusciamo a trovare il Gengar Alternative Art, non sarebbe per niente male. Andiamo subito con la 14 se riesco a non... E abbiamo un pacchettino di prova di evoluzioni a Paldea, quindi siamo a ben due di evoluzioni a Paldea.
quindicesimo, un altro pacchettino di colpo fusione, però busta di prova. Questo è interessante. Interessante, interessante. Ovviamente niente di particolare, però molto molto interessante. Andiamo con la sedicesima casella. Io non riesco, ho le dita grosse. E abbiamo un Crygonal olografico col simbolo per l'appunto del calendario delle feste. E siamo alla quarta carta. Altro pacchettino di prova nella casella numero 17 di scarlatto e violetto che andiamo a mettere qua. Qui dovrebbe esserci la monetina, sperando di non averla incastrata. Infatti eccola qui, monetina di Vulpix, molto carina questa, molto molto carina. Abbiamo perso quell'altra, ma non la mettiamo qui. 19esima casella, speriamo un bel pacchettino. E infatti abbiamo un pacchettino di Regno Glaciale, busta di prova. Molto bene, molto bene. Queste buste di prova sono carine. Meglio ovviamente pacchetti, però sono molto carine da avere nella propria collezione. Prossima carta, la numero 20. E abbiamo uno Snom, ecco come si chiamava, Snom con il logo del calendario delle feste. Andiamo di 21esima, altro pacchettino di prova evoluzioni a Paldea, ce lo vogliono proprio far piacere. E quindi boh, andiamo a vedere cosa c'è nella 22esima. Scusate, forse non riesco a far vedere tutto. Un'altra carta, dovrebbe essere la VMAX. Ci sta che ci sia una VMAX a Vulpix di Alola. Vulpix di Alola V con il simbolo sempre del calendario delle feste. Siamo arrivati alle ultime tre, vediamo un po' cosa abbiamo. Questa non si può. Dovrebbe essere un altro pacchetto e la VMAX. Un altro pacchetto e la VMAX. Vediamo un po'. Allora, qui abbiamo in realtà degli adesivi. Bellino di Pliplup. E qua abbiamo Glaceon e Pikachu, molto carini. Ultime due. Allora, in questo caso dovrebbe esserci un pacchetto e la VMAX. Teoricamente. Andiamo a vedere qua, abbiamo due carte con il codicino, quindi una non è una carta ma è bensì il codicino, e di qua dovrebbe esserci la VMAX. Boom, eccolo qua, Glaceon VMAX, molto molto figo, tra l'altro di evoluzioni eteree. Bellissima carta da mettere volendo anche nel set di evoluzioni eteree. Anche se un po' scammato, però vabbè, è molto molto figo da avere. Ultimo boxettino, quindi vediamo il giorno di Natale cosa andremo ad avere. Un pacchetto di evoluzione a Paldea. Ci sta, ci sta. Allora ragazzi, resoconto, pacchetti, abbiamo evoluzione a Paldea, scarlatto e violetto, regno glaciale, evoluzione a Paldea, un bellissimo pacchetto di colpo fusione. Carte singole, abbiamo Stantler, Glastrier, Crygonal, un bellissimo Pikachu, uno Snom, Vulpix di Alola V, Glaceon V e infine la VMAX di Glaceon. Due bellissimi pacchettini di sticker, un simpaticissimo portachiavi di Glaceon e Pikachu, molto molto carino, una marea di pacchetti di prova, Regno Glaciale, Colpo Fusione, Scarlatto e Violetto, Evoluzioni, Scarlatto e Violetto e altre due evoluzioni, ne abbiamo veramente tanti, e per finire due monetine. Molto carine, soprattutto quella di Vulpix, è veramente figa. Detto questo ragazzi, per questo video è tutto. Noi ci andremo a spacchettare questi pacchettini qua in un prossimo video, quindi mi raccomando lasciate like e seguite il canale. Detto questo ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando condividetelo ai vostri amici per fargli vedere cosa possiamo trovare dentro questo calendario dell'avvento. E niente, da The Domi e Tommy è tutto. Noi ci becchiamo alla prossima live, un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao ciao.